Un benvenuto a tutti, un caro saluto da Siena, Canto Nuovo. Saluto tutti come al solito perché ci sono molte persone che ci stanno vedendo in diretta ora da molti paesi e da molte parti d'Italia e molti altri che guarderanno questi video. Quindi ecco, vi facciamo partecipi della nostra unità di spirito e anche con il corpo, siamo tutti insieme qui presenti per godere della comunione dello Spirito Santo. Stasera vogliamo un po' concludere, ecco, dedico questa circa 40 minuti ora, perché il tempo non ne abbiamo di più, a concludere un po' quella parte che abbiamo iniziato la volta scorsa sulla battaglia nella mente. E cioè, abbiamo visto che non solo noi siamo chiamati a distruggere le fortezze che il diavolo costruisce nella nostra testa attraverso pensieri svalutanti su di noi, su Dio, sugli altri, sulla vita, ma anche ci dà indicazioni per come ricostruire la nostra salute mentale, che vuol dire stare nel suo solco di vita, e cioè ci dice che la nostra mente abbia i suoi pensieri, e cioè che la nostra mente abbia, lettera ai Filippesi, ad oggetto tutto ciò che è buono, puro, nobile, amabile. Ecco, potete leggerlo, il capitolo 4 della lettera ai Filippesi. Quindi, come si fa, però, abbiamo detto, ad assoggettare al Messia i nostri pensieri, che è la seconda parte dell'opera di restaurazione della mente? Abbiamo sicuramente preso spunto da Romani 12,2, dove parla del rinnovamento della mente e dice che se noi rinnoviamo la nostra mente, allora potremo comprendere anche la volontà di Dio, dice Paolo. Quindi c'è bisogno di un rinnovamento della mente. E siamo arrivati la volta scorsa, nelle varie tappe, a vedere che il rinnovamento della mente prende la forza, la direzione e inizia nello spirito dell'uomo. Questa è una novità, non da un punto di vista spirituale, ma da un punto di vista, diciamo, così, delle scienze, della psiche, perché molto spesso ci fermiamo a quello che è il funzionamento della mente. Ebbene, molti studiosi della mente, lo dissi la volta scorsa, lo ripeto, sono andati al di là e hanno intravisto lo spirito umano come la sorgente nucleare di tutto il nostro pensare, sentire e decidere. E abbiamo individuato la volta scorsa una serie di attitudini, di desideri, di sollecitazioni naturali al nostro spirito. Ricorderete la spinta, questo desiderio di vivere, desiderio di capire, desiderio di connettersi, il desiderio di godere, il desiderio di trascendere, vero? Mi sembra un altro due, ora non ricordo, ma avrete le slide anche dell'insegnamento precedente, che hanno degli obiettivi ben precisi, questi desideri. Sono praticamente motivazioni e intenzioni del nostro spirito che ci muovono grazie a cosa? Una potenza che li accompagna per tutti, la libertà, ecco, mi mancava la libertà. Per esempio, il desiderio di libertà che è proprio di ogni uomo sta nello spirito dell'uomo, non nella mente, non è un pensiero la libertà, è una spinta innata del nostro spirito. E quindi quando noi assecondiamo quel desiderio di libertà è perché tendiamo a ricercare l'autodeterminazione, cioè la capacità di decidere autonomamente e di fare, poi di realizzare senza passività quello che abbiamo deciso. E qual è la forza, la potenza che mette in moto questa spinta e la realizza? Il coraggio. Ecco, vi ho fatto questo esempio per far vedere che appunto nasce nello spirito ciò che poi noi manifestiamo attraverso la personalità. Questo dovrebbe essere la normalità dei casi. Purtroppo molto spesso abbiamo visto che lo spirito dell'uomo è bloccato o è ignorato o si disperde questa forza
che non è solo energia in senso lato. Certo, abbiamo bisogno di energia per parlare, vedete, io ho bisogno di energia per potermi muovere, parlare, pensare. E c'è un'energia non solo fisica, ma anche psichica che si muove, perché c'è un'energia spirituale, una potenza spirituale che si muove. Non è nascosto a noi che conosciamo le scritture che quando un giorno Gesù, tra un boccone e l'altro, durante una cena, fu chiamato per andare da una giovane che era morta, e quindi lui fu chiamato ad andare lì a risuscitarla. E mentre era per la strada c'era la folla accalcata intorno a lui, immaginiamo, io immagino, non so voi, centinaia di persone, non lo so, almeno, dice una folla, a un certo punto una donna che aveva un'emorragia ormai da molti anni, mi sembra 12, è vero, si fece in qualche modo vicino a lui, forse in terra, camminando tra la folla, perché per gli ebrei era impura perdendo sangue, e quindi non poteva essere toccata. Insomma, quindi forse anche di nascosto l'ha fatto in qualche modo. È riuscita a toccarlo e Gesù si fermò e disse: "Ma qualcuno mi ha toccato." E gli apostoli, gli altri, dicono: "Ma scusa, ma come fai a dire tu con questa gente che hai intorno? Certo che qualcuno ti ha toccato." Mi immagino il colloquio così, lo sto un po' rendendo fruibile in modo così quasi prosaico. E allora Gesù disse: "No, una potenza è uscita da me." Cioè, ascoltate, io ho riflettuto molto su questo. Cioè, Gesù era come una pila su due gambe. Lo toccavano, usciva potenza e guarivano. Cioè, una cosa a dire miracolosa, forse non rende l'idea. Ma Gesù vive in noi perché il suo spirito dimora in noi. Quella pila è in noi, è il nucleo, è la parte più profonda di noi che inonda tutto il nostro essere. Lui ci ha fatto vedere come può vivere e come è chiamato a vivere un uomo, una donna, un essere umano pieno dello Spirito Santo. E quando è narrato questo nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, lui si presenta nel giorno della grande festa, ne parleremo un'altra volta forse, ma forse l'abbiamo già affrontato anche nelle trasmissioni. Insomma. E lui si alza e dice: "Chi ha sete, venga a me e beva. Chi crede, chi ha fiducia, venga e beva. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo," e non dice seno, perché per noi seno, può dire, il suo seno sì, più riferito a una donna, il grembo, oppure il seno, inteso come la parte alta del busto, ma no, il seno è la cavità addominale. Questa è una cosa, ed è la stessa parola che è usata per descrivere la volta del cielo. Dice: "Se hai fiducia, se hai sete, vieni a me, se hai fiducia, bevi." E lo Spirito Santo, perché dice poi, diceva questo riferendosi allo Spirito Santo, lo Spirito Santo uscirà dalla tua cavità addominale come fiumi di acqua che scorre. Quindi lo Spirito Santo è dato ai credenti perché attraverso di loro possa essere effuso, possa essere espresso, possa essere manifestato sulla terra. La volontà di Dio è manifestare la sua vita sulla terra. E attraverso chi? Ascoltate, se uno ha un figlio, si aspetta che il figlio manifesti i suoi valori, il suo carattere, il suo modo di affrontare la vita. E così Dio, attraverso i suoi figli, si aspetta che si manifesti la sua vita su questa terra. Come? È lo Spirito Santo, che è Lui stesso in noi, che aspetta che noi gli consentiamo, attraverso la nostra fiducia, di poter sgorgare come fiumi, non uno, fiumi di acqua che scorre. Ecco, quindi quando questo nostro spirito, che è e siamo noi, è la parte più profonda del nostro essere, è bloccato, tutto questo non si manifesta, non si esprime, restiamo oppressi, restiamo depressi, siamo oppressi. A
A volte siamo repressi, si parla di emozioni represse, di oppressione del pensiero, di depressione della mente. Non è altro che uno schiacciamento del nostro spirito a causa dei blocchi che ci mettiamo sopra attraverso il funzionamento disfunzionale, sembra un gioco di parole, ma è della nostra mente. Ecco perché la battaglia nella mente, perché è lì che si blocca. Faccio un esempio. Se noi abbiamo la spinta a connettersi con gli altri, ad unirsi agli altri, perché l'obiettivo è l'amore, perché Gesù ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, si manifesta nella connessione tra le persone, nelle relazioni, l'amore. Allora, quando è che noi ci blocchiamo? Quando, in base a molte cose, ora ne cito solo due che mi vengono in mente, ma non è tutto qui, ok? Quindi ve lo dico solo per fare un esempio. Quando, ad esempio, abbiamo dei pregiudizi che si mettono in moto e definizioni di chi è l'altro, di cosa vuol dire stare insieme, eccetera, nel nostro sistema di riferimento, che in qualche modo scattano e ci convincono che è meglio stare soli. Ecco, mi fregano anche questa volta. Ecco, nessuno è a posto. Quindi scattano questi meccanismi e la spinta naturale del nostro spirito ad avere relazioni con gli altri è bloccata. E quindi il nostro spirito è represso, oppresso, depresso. È solo un esempio. Però per dire come la mente fa un po' da cuscinetto, ecco perché l'attenzione di Dio è sulla mente, cioè rinnovate la vostra mente. Stasera, molto brevemente, continuando questo, voglio farvi vedere alcune altre nozioni importanti che possono suscitare un movimento in voi. Di questo sono sicuro, le spinte della vita. Vediamo ora cosa si muove in noi a seconda dell'età evolutiva che attraversiamo. In questo possiamo rivedere un po' la nostra vita e possiamo capire dove cosa è andato storto e ci portiamo dietro. Se a ogni tappa evolutiva della vita corrisponde un blocco di qualcosa, capite che piano piano facciamo una bella pila. E quando arriviamo a 50 anni, 60 anni, abbiamo un bel peso sulle spalle, anche se non si vede. Quindi c'è qualcosa che noi non abbiamo coltivato, o qualcosa che non è sbocciata al tempo giusto. Questa è una interpretazione evolutiva del percorso di crescita della persona che tiene conto delle spinte interiori del nostro spirito e non solo dei meccanismi della mente. Vedete questo Erickson al quale mi faccio così riferimento, che è uno studioso, le altre cose che vi ho detto dello spirito, ho citato Muriel James, famosa analista transazionale, insieme alla Maria Teresa Romanini, sono tutte persone che hanno intravisto. E quindi ora questo lo sento forte, questo desiderio di mettere insieme le scienze della mente con quelle dello spirito, perché se non c'è armonia tra di noi, dentro di noi, è chiaro che quel che esce fuori non sono i fiumi di acqua corrente dello Spirito Santo, ma tutt'al più è il veleno che noi dal nostro cuore esce. Gesù disse quel che avvelena l'uomo è quello che esce dal suo cuore, non è quel che mangiate. Insomma, cerchiamo di ritornare alla dimensione vera. Dunque, secondo questa teoria di sviluppo, determinate virtù umane si sviluppano in concomitanza con specifici livelli di età per gli individui che risolvono la crisi evolutiva associata a quella specifica età. Cioè, dice questo studioso, che a ogni età c'è una crisi evolutiva di crescita, forse è una parola più semplice, di crescita. Questa crisi di crescita, che con un amico commentavamo, che per esempio i cinesi hanno una parola che visto, loro scrivono con delle figure che esprimono, si chiamano ideogrammi, ed esprimono appunto il senso di quello che vogliono dire.
c'è una parola che può voler dire crisi, difficoltà o opportunità allo stesso tempo, è la stessa parola. Pensate un po' che meraviglia, nella difficoltà ci vedono l'opportunità di cosa? Che se superiamo l'esame la crescita è garantita. È tutto qui, quindi è molto semplice. Quindi crisi per noi è un'accezione solo negativa, in realtà è il momento in cui si cresce, perché si passa da un livello ad un altro di età, quindi un livello diciamo di evoluzione biologica e con quella di evoluzione psichica e di manifestazione più evidente dello spirito, se c'è armonia. Allora, questo è il concetto di base. Le spinte, le virtù dello sviluppo evolutivo sono, per questo, signore, e noi volentieri vediamo che poi coincidono con molte delle virtù che il Signore ci invita a scoprire, riconoscere in noi. Vedete, la speranza. Io ho messo interesse per il futuro. La speranza, questo interesse per il futuro. La volontà, la forza per usare il proprio potenziale. Anche la volontà è una forza che abbiamo, che non è la sola volontà caratteristica della mente di poter scegliere, decidere, prendere decisioni, eccetera, ma è proprio una forza che abbiamo dentro di usare il nostro potenziale. Il nostro potenziale è il nostro spirito. Lo scopo, che non è altro che una chiarezza sull'identità personale e sul senso della nostra vita. Ancora la competenza, cioè la capacità di affrontare la nostra vita. Quanti di noi, e non alzate la mano per favore, così non imbarazziamo nessuno, ma quanti di noi si reputano incapaci di fare determinate cose? Non adatti per un senso di inadeguatezza, non per una impossibilità oggettiva. Quanti? È appunto uno dei problemi che abbiamo, quello di svalutare noi stessi. Abbiamo detto che quando noi ci svalutiamo, nella nostra mente si forma sempre di più la convinzione che non siamo capaci. Questa convinzione diventa, secondo Paolo, una fortezza, perché è un pensiero talmente alto, nel senso che è un muro alto, che ci impedisce di fare comunione con Dio, cioè di conoscerlo. Perché? Perché se Dio ha messo la sua fiducia in noi perché portassimo il suo spirito, come può pensare che siamo gente inadeguata, incapace di vivere la vita che ci ha dato? Quando pensiamo questo, non solo svalutiamo noi stessi, ma svalutiamo Dio. E quindi è un pensiero superbo, perché ci reputiamo a più di Dio nel giudicare la nostra vita. Ecco che questo discorso della competenza è molto importante. La fedeltà, vedete, abbiamo detto della fedeltà di Dio, è una cosa innata nell'uomo che si sviluppa con la fedeltà alla propria identità, al proprio scopo. Una volta che hai capito chi sei, qual è il tuo scopo, qual è la tua identità, hai la capacità innata di essere fedele, di non tradire te stesso. Ancora l'amore, questa buona volontà la chiamano incondizionata, desiderio di intimità. Incondizionata vuol dire che non costa darlo o averlo. E ancora l'accudimento, il prendersi cura degli altri, l'interesse per il benessere altrui. Quella spinta di misericordia di cui ci parlava Fabrizio non è altro che un'espressione, secondo me, poi è uno spunto di riflessione, ma è un'espressione di quella misericordia. Quella misericordia, anzi, esprime poi l'accudimento. Cioè, ho pena per la miseria di un'altra persona, per la situazione di difficoltà di un'altra persona, e quindi do tutto me stesso perché possa superarlo in modo autonomo, non sostituendomi a quella persona. E ancora la sapienza, mantenere fiducia, dignità e nuovo senso di libertà. Mantenere fiducia, sapienza. Bene, queste sono, come dire, le virtù dello sviluppo evolutivo. Pensate quanto ci sia del vero anche secondo i nostri principi biblici. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, dice uno dei libri della Bibbia. Ed è vero, e via via che l'uomo li scopre, è bello mettere insieme tutto perché tutto sia armonico. Vediamo qui questa tabella, velocemente, da 0 a 18 mesi nella vita di una persona.
si ha la crisi evolutiva dove c'è un match, una partita tra fiducia e sfiducia. Ecco, il risultato della crisi risolta è la speranza. Vedete, il Signore ci dice che di tutte tre cose rimangono, insomma, sono più alte, la fiducia, o tradotta sempre con fede, ma è fiducia, la speranza e l'amore. Ecco, vedete che questa prima battaglia, nel primo anno e mezzo di vita, si gioca tra la fiducia e la sfiducia. Fiducia in cosa? Fiducia nella vita, fiducia in colui che ti deve accudire, fiducia nelle persone che hai intorno e piano piano fiducia in te stesso, perché il bambino inizia a sentirsi nel corpo, a sentirsi in relazione all'ambiente, ad esplorare, a toccare, a prendere le distanze e a riconoscersi nella sua, diciamo, unicità corporea rispetto al tu e all'ambiente. In questo modo prende fiducia. Quando questa fiducia non è corrisposta e non è sicura, cioè degna di fiducia la persona che ti deve accudire e ne è fedele, quello che è la famosa teoria dell'attaccamento sicuro, in poche parole, quando manca questo, il bambino sviluppa una sfiducia nella vita, sfiducia nelle persone che sono preposte a prendersi cura di lui e sfiducia in se stesso, crescendo. Mantenendo questa sfiducia, avrà sfiducia in quel Dio che gli viene proposto, che si prenderà cura di lui. L'incredulità ha qui la sua radice, non ha radice in altro. Certo, poi ci sono tutte le battaglie culturali, i copioni culturali, ci mettiamo tutto, ma nella persona nasce da qui. Quindi in questo periodo c'è questa battaglia tra fiducia e sfiducia. A seconda di come si risolve la crisi, se è un'opportunità per maturare fiducia, si svilupperà speranza. Se invece è una difficoltà che ci fa cadere nella sfiducia, la speranza verrà meno. Venendo meno la speranza, sappiamo dalle tavole sinottiche della sessione scorsa, venendo meno la speranza, non abbiamo la potenza di mettere in moto il desiderio di vivere per scoprire il nostro scopo. Vi ricordate? Vita, significato, speranza. Quindi la speranza è mossa dalla fiducia. Quando viene meno la speranza perché abbiamo avuto sfiducia in coloro che ci dovevano accudire nella vita e in noi stessi, non siamo capaci di vivere con significato la nostra vita. Prendete la Bibbia e cercate tutte le parole. Cercate, mettete, oggi ci sono i programmi su internet, è facile. Allora, fede, perché tutti traducono fede, io non so perché, ma la fede è più relativa a una convinzione razionale. La fiducia è più una cosa che attiene al cuore, un'attitudine del cuore, è diverso, è riporre il confidare, è il confidare, è l'essere fedeli alla fiducia riposta. Insomma. Prendete tutte le parole, tutte fede, digitate, vedete dove viene, e guardate quante volte Dio ci invita alla fede, quanto è importante la fede. Lo faremo, tre momenti Gesù dice che le nostre preghiere saranno sempre esaudite. Ci sono tre condizioni fondamentali. Una è che noi abbiamo fiducia nella sua parola, fiducia in lui, che è la parola, fiducia in Gesù. Quindi fiducia. La seconda è che noi preghiamo secondo la sua parola. La terza è che noi preghiamo secondo la sua volontà. Quindi quando noi abbiamo fiducia in lui, è quello che desideriamo è conforme a quello che è scritto nella Bibbia ed è la volontà di Dio, Gesù dice tutto vi è dato. Le vostre preghiere sono ascoltate e sono esaudite. Queste sono le parole di Gesù. Poi lo tratteremo con più particolarità, ma quello che voglio dire è questo. La base di tutto è la fiducia. Dai 18 ai 36 mesi si sviluppa l'autonomia, il bambino inizia a essere autonomo.
E sono i tempi in cui il bambino, se non sviluppa autonomia e quindi la crisi non si risolve per la potenza della volontà, si ha vergogna e dubbio che prendono il posto dell'autonomia. Ancora, guardate, dai 3 ai 7 anni è l'iniziativa che domina la scena in relazione alla colpa. Sono tutte fasi evolutive che ci portano davanti a queste duplici situazioni. E qui è se noi risolviamo questa crisi in favore dell'iniziativa, cioè non restiamo passivi, intanto non si sviluppa passività perché la simbiosi naturale viene risolta, tanto per essere più tecnici, ma mi fermo qui, cominceremo a scoprire qual è il nostro scopo. E quindi inizieremo a assaggiare la nostra identità. Quando questo non succede, cadiamo nella colpa. Guardate, le parole che trovate alla mia destra e quelle alla mia sinistra. Fiducia, sfiducia, autonomia, vergogna e dubbio, iniziativa, colpa. O l'una o l'altro si sviluppano. Padronanza, inferiorità, la capacità di gestire le nostre capacità o svilupperemo un senso di inferiorità. Il risultato della crisi risolta secondo la nostra natura è la competenza, cioè siamo capaci di affrontare la vita, ma quando invece noi non risolviamo secondo Dio questa stessa crisi, noi cadiamo nel senso, nel complesso che si chiama così in generale, di inferiorità e ci sentiamo incapaci. Ancora, vado velocemente, identità e confusione. Se uno nel momento, vedete, dai 12 ai 18 anni, nel momento dell'adolescenza, dove la persona è in quella crisi prolungata, dove è alla ricerca della scoperta della propria identità, se non la trova, resta confuso. Se trova la propria identità, sviluppa fedeltà. Perché una volta che hai capito chi sei, resti fedele al tuo scopo. Ecco, voi immaginate la vostra vita nelle varie tappe, cosa la vostra, la nostra, tutti insieme, cosa abbiamo perso, cosa abbiamo sviluppato, cosa abbiamo sacrificato in relazione a queste macro categorie che vi sto dicendo. Ancora, dai 18 ai 30 anni dice si sviluppa l'intimità. E se sviluppi l'intimità, tocchi l'amore. Perché? Perché nelle relazioni con le persone quello che conta è l'intimità, e cioè vivere gli uni con gli altri, avere relazione, comunicare gli uni con gli altri senza difese, senza pretese, senza offese. Una intimità psicologica che ci porta a non temere gli altri, ma a saper gestire la relazione secondo l'amore. Si impara in modo particolare a quest'età. Se uno tra i 18 e i 30 anni ha esperienze di vita tutte contrarie o le sue convinzioni accumulate precedentemente gli impediscono l'intimità, capite che non potrà sperimentare l'amore, ma al contrario resterà isolato. Mi ricordo l'altra volta, ecco, vi voglio parlare di questo, vi dissi che quando le spinte, i desideri dello spirito sono in conflitto tra di loro, si genera uno stallo nella persona. Per esempio, quando ci sono due spinte dello spirito, sollecitazioni, la libertà e il connettersi, va bene? Allora, libertà da una parte e connettersi dall'altra, sono due spinte dello spirito. Ma quando queste due invece di essere in armonia sono in conflitto tra di loro, non si genera relazione nell'amore, ma solitudine e isolamento. Perché? Perché quando pensi che lo stare in relazione con gli altri sacrifica il tuo senso di libertà, il tuo sistema di riferimento ti dice uguale, meglio da soli. Sono due spinte, tutte e due naturali, ma quando sono in conflitto tra di loro generano una cosa opposta al loro obiettivo naturale. E quindi la stessa cosa
Vedete, si genera isolamento quando l'intimità non è accolta nella vita dell'uomo. Ancora, tra i 30 e i 60 dice si sviluppa la creatività e l'opposto, se non si risolve questa crisi evolutiva, è la passività. Naturalmente il risultato della crisi risolta è l'accudimento, è il tempo in cui la gente fa i figli. Tanto per essere più aderenti a una cosa molto oggettiva, insomma, per creatività. Qui potremmo metterci tutti noi artisti, tutti quelli che è il momento in cui si sviluppano determinate spinte innate. La creatività è una spinta dello spirito. Quando questa è soffocata, si sviluppa passività. E quindi, quando sei passivo perché hai soffocato la creatività, cosa non puoi fare? Prenderti cura degli altri. Ovvero, lo puoi fare, ma per soddisfare i tuoi antichi bisogni insoddisfatti e non per amore. È molto, io credo, ve li propongo questi schemi veloci, visivi, perché aiutano a dire, è così, me lo sento, insomma, è un po' appartiene a tutti questa roba. Per esempio, quando noi si dice creatività, si pensa soltanto a qualcosa che ha a che fare con l'arte, il che è anche vero. Ma pensiamolo allo sviluppo di qualsiasi idea. Oggi, in questo mondo dove manca l'iniziativa delle persone, dove la crisi che c'è, se vista come un cinese, dovrebbe risolversi in un'opportunità per tutti, è un tempo in cui la nostra creatività espressa dovrebbe portare alla soluzione della crisi per l'accudimento. Insomma, voglio dire, se oggi noi avessimo sviluppato la nostra creatività in modo adeguato, dando espressione al nostro spirito, le nostre idee frutterebbero, i nostri giovani non starebbero a dire non c'è lavoro, ma troverebbero il modo di sviluppare le loro idee, il loro potenziale. È questo che risolve la crisi. Cosa? La creatività che diventa accudimento. E per cosa sviluppo le mie idee, il mio potenziale? Trovo nuove soluzioni. Per cosa? Per il mio benessere basta? No, accudimento anche per il benessere degli altri. Questo produce progresso, solo questo. Il resto produce dissipazione, povertà. La passività produce povertà perché è inibito l'accudimento amorevole verso gli altri e quindi trionfa l'egoismo. Ancora, dopo, dai 60 anni in avanti, vedete integrità contro disperazione. È il tempo in cui la persona si ricompone e riscopre le parti più antiche di sé come le più vere ed autentiche. Ed è un tempo di integrità sotto tutti i profili. Se questa fase, questa crisi non è risolta con la sapienza e nella sapienza, quello che può avvenire è la disperazione, perché la morte è solo più vicina. Ecco, allora ci sono un sacco di spunti che ci possono aiutare, vi faccio rivedere anche la parte che sta prima. Vi invito ancora una volta a rivedere queste slide con calma e cercare di domandarvi dove sono io, cos'è che non ho sviluppato durante quella crisi evolutiva, cos'è che si è bloccato dentro di me? Perché, vedi, noi arriviamo alla sapienza, che è il frutto un po' dell'età, secondo questa tabella. Ma la prima qual è? La speranza. Quindi se io ho sacrificato la speranza nell'infanzia, è difficile che possa sviluppare sapienza nella vecchiaia, a meno che, e questa è la novità, a meno che nel frattempo io non rifaccia esperienze di relazioni di amore sicure, dove la fiducia che è innata in noi può riprendere il suo posto.
Questo è grazie anche al contributo delle neuroscienze, che noi lo comprendiamo. Quindi la notizia da un punto di vista diagnostico su di noi, per noi, è cosa nella nostra vita è andato un po' storto e abbiamo mantenuto storto. Come una pila di mattoni, se metti uno di monete, se ne metti una storta, poi tutte le altre. E la notizia, la buona notizia del Signore, perché questa è così, è che in qualsiasi momento della tua vita, in qualsiasi età e fase evolutiva, se sperimenti la sicurezza della fiducia e della fedeltà nella vita attraverso l'amore, il tuo cervello inizia a funzionare, la tua mente inizia ad apprezzare il significato della vita e quello che hai perso te lo ritrovi. La buona notizia è che quando entra il Signore nella nostra vita, noi possiamo rimettere in moto tutte quelle forze dello spirito, possiamo rimuovere tutti gli ostacoli di una mente confusa e contorta e possiamo perseguire la volontà di Dio nella nostra vita. E quindi possiamo sperimentare tutto l'amore di cui abbiamo bisogno, l'amore di Dio, attraverso i fratelli che ci stanno accanto. Ecco perché la Chiesa, che non è altro che l'assemblea di governo dei più intimi del Signore, coloro che lo conoscono intimamente, è il luogo dove si vede la vita di Dio manifestata, che è quella la dimostrazione che Gesù è vivo. Lui disse: vi riconosceranno da quanto vi amerete, non da quanto sarete bravi teologi o saprete fare miracoli. Lui non ha detto questo. E non è che noi non siamo chiamati a conoscere la dottrina, la parola di Dio, l'insegnamento del Signore o fare miracoli, perché quella tra l'altro è la quotidianità della espressione della vita di Dio. Ma Gesù disse: vi riconosceranno da questo, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Perché? Perché solo in quell'ambiente la persona può rimettere in moto quelle sollecitazioni dello spirito e può risperimentare quelle cose che ha soffocato nelle fasi evolutive andate male. Ecco perché io non lo dico sempre, è nell'amore che possiamo sperimentare la potenza di Dio. Paolo disse: ci sono tutti i doni spirituali, lo Spirito Santo si manifesta con guarigioni, le abbiamo viste, i demoni fuggono, l'abbiamo visto, si profetizza, lo Spirito ci guida attraverso parole di conoscenza, di sapienza, parliamo in altre lingue, abbiamo visto tutte queste cose qui. E Paolo dice: c'è una via più alta nella quale tutte queste cose hanno un senso, è l'amore. Perché? Perché certo, vedete questa tabella qui, senza l'amore, senza una sicurezza nella relazione con la vita, con gli altri, con Dio, con te stesso, senza una sicurezza, cos'è sicuro? Questa parola è sicura, cioè è degna di fede ed è fedele. Senza questa intima consapevolezza che è degna di fede la vita e quella di Dio è fedele nei tuoi confronti, senza questo non si può sviluppare niente, non c'è speranza, non c'è volontà che tenga, non ha scopo la vita, non siamo capaci, non ci sentiamo tali, non possiamo essere fedeli a niente, a nessuno, l'amore non lo possiamo conoscere, non possiamo prenderci cura degli altri, né avremo sapienza per affrontare la vita. Quindi è solo nell'amore che questo si sviluppa. E non è soltanto una cosa spirituale, è anche psicologica, sto cercando di dirvelo, vi porto Erickson, che non è un libro della Bibbia, voglio dire, è uno studioso della mente, come gli altri che vi ho portato, per dirvi che non attiene soltanto alla questione spirituale, è anche la mente ed è anche il corpo, le neuroscienze ce lo insegnano. Il nostro cervello oggi nell'amore apprende nuovi percorsi, nuove sinapsi si formano, nuove autostrade mentali e noi iniziamo a funzionare nel cervello in un modo diverso. Il nostro cervello si predispone all'amore, nell'amore sviluppa
la capacità di rispondere alla vita nello stesso modo. È meraviglioso questo, e questo arriva la scienza, la biologia a spiegarcelo. E Gesù venne a dircelo e disse: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E la sera in cui fu arrestato, riprendo per chiudere quello che ha detto Fabrizio iniziando stasera, la sera in cui poi fu arrestato, Gesù proprio non perse occasione di ricordarlo a tutti i suoi. Non perse occasione, lo disse molte volte quella sera lì. Disse: amatevi gli uni gli altri, questo è il mio comando, solo questo vi comando, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E sigillò questo patto fatto dall'uomo con Dio e da Dio per l'uomo, dato che lui era vero Dio e vero uomo, come se non fosse Dio, sigillò questo patto nella misericordia, il suo sangue versato per noi. E cioè disse: io ho fatto il mio passo, è eterno, è indelebile, incorruttibile, è un sigillo. La nuova alleanza è sigillata con il sangue dell'agnello, non può essere rotta. Per cui chi berrà questo calice con me è mio alleato. E chi è mio alleato in qualsiasi momento si sentirà in difficoltà e avrà bisogno della salvezza, io verrò, nonostante quello che ha fatto. Nonostante i suoi peccati. Questa è la promessa. Certo, presuppone il pentimento, il desiderio di ricevere questa misericordia, perché lui se noi lo rinneghiamo, lui ci rinnega, insomma, se noi non lo vogliamo, ma pensate che sigillo quella sera ha messo, quel giorno quando morì, che sigillo ha messo su di noi, che lo abbiamo accolto e da lui abbiamo avuto il potere di avere una relazione come da figli con il Padre, con Dio. Ecco, mi voglio qui fermare e voglio dirvi, nel minuto e mezzo che mi resta, soltanto questo. Noi concludiamo qui questa battaglia nella mente, questa miniserie che ci ha visti impegnati per varie sessioni. L'8 e il 9 di giugno avremo qui un seminario, due giorni, un giorno e mezzo, dal sabato pomeriggio alle 15, poi fino a tutta la domenica, saremo insieme e faremo un giorno e mezzo di preghiera, brevi insegnamenti e preghiera su questo tema. Siete tutti invitati a venire, perché sarà un tempo di preghiera dove spezzeremo le fortezze della mente, dove rinunceremo ai piani del diavolo contro la nostra salute, la nostra salvezza, e ancora una volta accetteremo la salvezza che Gesù ci ha donato, riconoscendosi alleati con lui nel suo sangue. E vi dico ancora questo: la garanzia che lui mantiene la sua parola ci è stata fatta vedere in tutti i modi possibili, e noi che siamo qui lo vogliamo testimoniare. Ma l'alleanza e la fiducia e la fedeltà, non solo bevendo il suo calice e riposta in lui e ci mettiamo al di sotto di lui, sottomettendoci a lui che è il nostro alleato, che viene in nostro aiuto, ma è anche tra di noi. Cioè, voglio dirvi questo: quando noi mangiamo di quel pane e beviamo di quel calice, noi ci riconosciamo anche alleati tra di noi. Questa è la Chiesa, alleati nel sangue del Signore, affinché possiamo contare sulla fedeltà degli altri nell'amore del Cristo. Questa è la Chiesa. Da questo riconosceranno che siamo Suoi discepoli. Solo da questo. Questo è bello ed è responsabile. Ed ha anche molta responsabilità, ma dà anche molto entusiasmo di poterlo mettere in atto, perché è attraverso questa prova, questa testimonianza di Gesù Cristo, che la buona notizia del Regno dei Cieli verrà portata agli estremi confini della terra. Questa è la testimonianza. Questa. E Giovanni dice: come puoi dire che ami Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi? E come puoi pensare che celebri la cena del Signore dicendo che sei alleato con Lui, ma ti scordi dei fratelli che hai intorno? Ma
com'è possibile questo? Ecco che in questo sta la forza della Chiesa. E se noi non partiamo da questo, la Chiesa non dimostrerà che lo Spirito Santo vive in coloro che hanno accolto Gesù. Bene, con questo pensiero di grande entusiasmo per l'avventura d'amore che ci aspetta, confidiamo in Dio per tutto quello che Lui ha dato in noi. Vi voglio richiamare a queste tabelle, guardatele, riguardatele. Se Lui dice appunto che noi possiamo avere fiducia in Lui, è perché ha messo in noi la capacità di essere fiduciosi. Tutto quello che noi abbiamo dentro è perché Lui ce l'ha dato e quindi possiamo farlo, se vogliamo. Bene, vorrei pregare ora qualche istante, molto brevemente, perché vedete, la crisi si risolve in un modo o nell'altro, a seconda di tante cose, ma chi è che è l'autore e la sorgente di ogni male su questa terra? Si chiama diavolo. Anche questo noi non smetteremo mai di dirlo. Dio ha un piano di amore, piano di vita per ciascuno di noi, è il nostro destino, quello che Lui ha stabilito che noi facessimo dall'eternità. Lui non solo ha stabilito che ora io fossi qui a parlare di Lui, ma che domani, stanotte sia a dormire per ricontemplarmi, domani partire, eccetera. Quindi Lui ha stabilito le opere buone perché io le facessi, tutte. Quando il diavolo arriva e rompe un ingranaggio, qualcosa non va e io prendo la tangente, scendo dal treno del Signore e non vivo più la mia vita, ma inizio a vivere una vita parallela che non esiste, non è stata preparata da Dio. La vita di sventura, di afflizione, di maledizione, di sfiducia, di vergogna, di dubbio, di colpa, di inferiorità, di confusione, di isolamento, passività, disperazione, non è la vita di Dio per gli uomini. Non è questo che Lui ha preparato. Queste sono le invenzioni maledette del diavolo. E qual è l'ingranaggio che si rompe nella vita degli uomini per cui invece di avere fiducia abbiamo sfiducia nella vita, negli altri, in noi stessi e in Dio? Com'è che funziona questo? Qual è l'ingranaggio? Si chiama amore. Cos'è che lo inceppa? L'egoismo, la superbia. Questo non inceppa. Quando in una famiglia si inceppa l'amore, per 3-4 generazioni, se non conoscono Dio nel mezzo, è una tragedia. Ma non è che lo diciamo così, è dimostrato nella vita degli uomini. E cosa serve per rimettere in moto la vita di un uomo andata storta? Gesù, solo Lui. Allora vi invito tutti stasera a rinunciare a questi piani del diavolo. Non mi appartiene la sfiducia, non mi appartiene la vergogna, non mi appartiene il dubbio, nel nome di Gesù Cristo non mi appartiene la colpa perché Lui ha lavato via i miei peccati, non mi appartiene l'inferiorità, io sono capace di affrontare la vita. Non mi appartiene la confusione, io chiaro chi sono. Rinuncio all'isolamento, nel nome di Gesù Cristo. Fuggi da me passività, disperazione, non ti voglio più vedere, nel nome di Gesù Cristo. Preghiamo amici, preghiamo, preghiamo, ognuno preghi per sé e preghiamo tutti insieme, perché siamo distrutti questi piani del maligno, perché stasera prendiamo una nuova decisione di essere chi siamo nel Signore. Ci impegniamo anche gli uni con gli altri a manifestare l'amore del Cristo, il Messia, tra di noi. Ci impegniamo o abbiamo paura di questo? O il nostro egoismo ci blocca? Cos'è che blocca lo spirito? L'egoismo. Cos'è che dissipa lo spirito? La superbia. Nient'altro, nient'altro. E di chi è l'idea? Del diavolo. Maledetto diavolo, nel nome di Gesù Cristo va via dalla nostra vita. Ti odiamo con tutto il cuore ti odiamo. Nel nome di Gesù comanda ogni spirito di sfiducia, di incredulità, di andarsene via da me.
nel nome potente di Gesù Cristo. Comando ogni spirito di vergogna e di dubbio di andarsene via da me. Colpa e inferiorità, fuori da me nel nome di Gesù Cristo. Pressa del senso di colpa che mi schiacci a terra, vattene via da me nel nome di Gesù. Decido stasera di non mettermi più nell'angolino per impedirmi di fare nuovi errori. Nel nome di Gesù Cristo io sono guidato dallo Spirito Santo e il Signore mi ha detto che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Vattene via da me, spirito del senso di colpa. Maledetto te con tutte le tue azioni di oppressione e repressione dello spirito dell'uomo. Vattene via da noi. Spirito di confusione, fuggi. Nel nome di Gesù siano rotte le tue catene. Nel nome di Gesù Cristo siano liberate le visioni della nostra identità. Stasera ognuno di noi abbia chiaro chi è uscendo di qua. Siamo figli del Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Siamo uomini capaci di vivere una vita piena di senso, di significato. Nel nome di Gesù, isolamento va via, ti rompiamo. Scegliamo l'intimità stasera, non più difese, non più offese, non più pretese nei confronti degli altri. Signore, possa io essere strumento del tuo amore. Signore Gesù, io ero in te quando sei morto ed ero in te quando sei risorto. Perciò in te sono strumento di giustizia per Dio, il suo amore trionfi per mezzo mio, Signore. Accetto di connettermi agli altri. Nel nome di Gesù, isolamento, vattene via. Fuggi, spirito, che cerchi di isolarmi dagli altri. Spirito maligno, passività, vattene via da me. Va via, te che vieni a rendere passivi i miei modi di essere, la mia personalità, che rendi passiva la mia capacità di decidere e di pensare. Vattene via, spirito di passività, di simbiosi, sii rotto nel nome di Gesù. Vattene via, simbiosi, passività, svalutazione, andatevene via tutti nel nome di Gesù Cristo. E comandiamo anche lo spirito di disperazione di fuggire da noi nel nome di Gesù. Cristo, il Messia, è diventato la nostra sapienza. Hai capito, spirito di disperazione? Vattene via nel nome di Gesù Cristo. Fuggi da noi. Il sangue di Gesù è stato versato ed è contro di te, Satana. Vattene fuori dalla nostra vita. Il tuo piano si sgretoli. Distruggiamo tutte le tue ragnatele, i tuoi intrecci. Ipocriti, fuori da qui nel nome di Gesù Cristo. Spiriti maligni, nel nome di Gesù. Spirito Santo, ti chiediamo di soffiare su di noi, di riempirci di te. Trabocca, Signore, dalla nostra cavità addominale. Trabocca, Signore, come fiumi di acqua che scorrono. Signore, si veda la fiducia che tu hai avuto nella vita, si veda in me, Signore. Voglio avere fiducia nella vita, in te, negli altri, in me stesso, Signore. Voglio avere autonomia, mai più dipendere dalle circostanze. È detto nella tua parola, Signore, che io starò sopra e non sotto, mai sotto le circostanze, Signore, ci starò sopra. Non dipenderò dagli altri per simbiosi, non dipenderò dalle circostanze, né per sopportazione né per vittimismo, ma nel nome di Gesù Cristo io sarò autonomo nelle mie scelte. Nel nome di Gesù. Spirito Santo, risveglia l'iniziativa in me, la padronanza di ogni capacità che mi hai dato e dei miei talenti, Signore. Risveglia il senso della mia identità, il desiderio di essere intimo con gli altri. Risveglia la creatività in me, Spirito Santo. Soffia sul mio spirito, soffia sul mio cuore, che io sia integro, Signore. Soffia sul mio spirito, Spirito Santo, soffia. Distruggi i blocchi dell'anima, distruggi i blocchi della superbia, dell'egoismo, che si alzano nella mente come muri contro la conoscenza di te, Dio Onnipotente, nel nome potente di Gesù Cristo, Padre. Il tuo spirito che ci è stato dato è la garanzia della tua presenza in noi. Signore, confidiamo in te, confidiamo in te, confidiamo in te.
Odiate i vostri nemici, gli spiriti maligni. Odiateli. Dio non vi libera dai vostri amici. Dio vi libera dai nemici. Odiate questi spiriti immondi che hanno distorto la via della nostra vita. Nel nome di Gesù noi vi diciamo: andate via, spiriti immondi, via da noi, nel nome di Gesù Cristo. E Dio ci ha dato l'odio perché non lo riversiamo su questi spiriti. Noi sappiamo che l'uomo non è giustificato dall'osservanza legalistica dell'insegnamento di Dio, ma soltanto per mezzo della fede di Gesù Cristo. Abbiamo creduto per questo anche noi in Gesù il Messia, per essere giustificati dalla fede di Cristo e non dalle opere della legge, poiché da queste non verrà giustificato mai nessuno. La fede di Gesù ci ha salvati, ci ha giustificati. La fede di Gesù. Con il nome di Gesù, la sua persona, invochiamolo e saremo salvati anche stasera da ogni afflizione, pericolo, malattia, spirito maligno. La salvezza di Dio è qui, Yeshua, il Signore. Riamasse nenio, neria blakenamasse. Vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza, fonte di vita in me. Yeshua, invocate il suo nome mentre egli si fa trovare. Gesù, 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 Gesù. Vengo a
ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza, fonte di vita in me. Vengo ad attingere con gioia acqua viva, le sorgenti della salvezza, grande sei Gesù, grande sei Signore, il tuo nome è la mia forza ed il mio canto, fonte di vita in me. Vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza, fonte di vita in me. Attingere con gioia di vita in me, Gesù, Gesù, Gesù. Continuiamo questo clima di preghiera. Credo sia importante, dopo quello che ci siamo detti, di pregare anche per breve tempo gli uni per gli altri. Se qualcuno
sente e ha visto di essere in alcune di queste crisi rimasto invischiato in qualcosa di non risolto. Ecco, stasera preghiamo perché possiamo sperimentare di nuovo nell'amore del Signore tutto ciò che la vita in qualche modo ci ha tenuto indietro fino ad oggi. Vi va questo? Se qualcuno crede di essere confuso sulla sua identità, chieda preghiera. Se qualcuno crede di essere pieno di vergogna, di dubbi su se stesso, sugli altri, su Dio, sulla vita, chieda preghiera, perché non viene da Dio. Io ho sentito gente insegnare che il dubbio è sano. Il dubbio nelle fasi evolutive, nelle crisi, ha la sua rilevanza perché ti mette di fronte al bivio. Ma una volta che hai conosciuto la verità, questa ti fa libero. Se qualcuno vive sotto il senso di colpa, chieda preghiera perché non viene da Dio. Dio ti richiama al pentimento, ti guida per il giusto cammino, ma quando hai chiesto perdono, basta. Non facciamo il peccato più grande di Dio che lo ha sconfitto, basta. È un escamotage psichico di impedirci di rifare gli stessi errori. Siamo noi che acconsentiamo al diavolo di opprimerci da noi stessi. Basta, se vivi così, basta da stasera, decidi. E intanto preghiamo, perché nasce da lì la forza. Se ti senti inferiore, non in grado, non adeguato, non capace, sappi che Dio ti ha dato la capacità di amministrare e gestire tutto ciò che ti dà. La parabola dei talenti, la parabola delle mine, l'amministratore. Vi ricordate? Il Vangelo è pieno di questa roba. E lo devono scoprire gli psicologi. Grazie, Signore. Grazie. A noi che facciamo? E dice, ma noi siamo qui a dircelo. Bene. Ma la Chiesa che fa? Forza. E se qualcuno non lo sa, diciamoglielo noi. Per aiutare, per accudire, per... E ancora, se sei confuso sulla tua identità, o se ti senti che ti isoli dagli altri perché hai paura degli altri, del confronto, hai paura che ti freghino, hai paura che poi ti limitano, hai paura, paura. E se ti senti passivo, che non sei capace di decidere per te, di attivarti, anche emotivamente ti senti fermo, chiuso. Le emozioni sono date da Dio per accompagnare i movimenti dello spirito. È una cosa buona. E non solo le emozioni positive. Gesù fu nell'angoscia, nella tristezza, nella rabbia furiosa quando sbaraccò il Tempio. Gesù ha provato tutte le nostre emozioni, accompagnavano i movimenti del suo spirito. La rabbia era manifestazione di indignazione. La tristezza era un vedere il lutto avanzare. Era vero uomo. Diamo dignità anche alle nostre emozioni, viviamole, gestiamole per quello che sono. Accompagnano il nostro spirito nella sua manifestazione. E se sei disperato perché ti vedi inutile, beh, Dio ti dice che è il momento della sapienza e dell'integrità, quando il frutto è maturo, ancora meglio. Quindi puoi chiedere preghiera. Bene, vi ho lanciato alcuni input, possiamo seguirli. Siamo ancora in onda? Bene, ora salutiamo gli amici che sono con noi, li ho lanciati anche a voi, non sapevo eravamo in onda, ma noi continuiamo sempre a pregare dopo, quindi vi invitiamo a farlo anche tra di voi. E ci vediamo mercoledì prossimo. Un caro saluto da Siena, Canto Nuovo.